Eccoci tornati in diretta con il nostro Fed Talks. Andiamo a vedere naturalmente tutto quello che succede in questa riunione importante della Federal Reserve. Tra poco, dunque, sono le 20:24, alle 20:30 puntuale. Parlerà Jerome Powell, rialzo di 25 punti base come nelle attese. Wall Street, diciamo che gli indici principali, gli listini di Wall Street non rispondono in modo netto alla decisione della Fed di aumentare il tasso di riferimento di 25 punti base, si muovono sempre in territorio negativo. Il Nasdaq è salito sopra la parità, più 0,06, ma insomma sono lì, si stanno muovendo intorno alla linea di parità. Intanto io saluto Jean Ergas, che è con me da adesso fino a tutta la conferenza di Jerome Powell. Jean, come sempre ti ringrazio per la disponibilità e la collaborazione. Prego, un grandissimo piacere, Grazie. grazie. Allora, Jean, 25 punti base, ti aspettavi questo o pensavi barra speravi qualcosa di diverso? No, io mi aspettavo esattamente questo, però non avevo assolutamente escluso che potessero fare anche 50, perché chiaramente il mercato del lavoro rimane estremamente teso negli Stati Uniti, questo è il punto chiave, ossia questa è una Federal Reserve che non fa il pricing al margine come microeconomia 1. Il pricing su un valore assoluto, ma poi chiaramente, cioè, prima del mercato del lavoro abbiamo visto questa mattina i JOLTS, i posti disponibili sono saliti, non sono scesi, 400 punti base di aumento tassi, c'erano più posti disponibili oggi di quanto non ci fossero, diciamo, quasi un anno fa. Questo è veramente molto significativo e riflette anche le preoccupazioni da parte della Fed che ci possa essere ancora, insomma, una certa spinta inflattiva che deriva, diciamo, da questo mercato del lavoro che è un po' bislacco. Ricordiamoci, l'Employment Cost Index è salito di meno, però è sempre aumentato dell'1%. Noi abbiamo anche scritto questa mattina questo 0,1% sotto il forecast, se dal punto di vista statistico non significa assolutamente nulla, questo rumore non è segnale. Questo c'è una Fed che rimane abbastanza agguerrita, c'è una Fed che sta facendo il gioco lungo, c'è una Fed che non guarda al dato del minuto, di quel momento, ma guarda anche sul lungo termine, perché il loro compito non è di arrivare a un certo punto inflazione e che questo punto inflazione venga mantenuto e che si creino le premesse per ciò, e questo è estremamente importante. Abbiamo visto il comunicato, stanno ancora parlando di questa crescita dei jobs che è robusta, questo è molto importante, è la parola che noi sempre abbiamo, in cui siamo sempre soffermati, però dicono ongoing, ossia continuati aumenti, continuo aumento dei tassi, il che vuol dire che la prossima volta aumenteranno ancora. L'unica Esatto. differenza è, e questo l'avevamo previsto, io ho detto qua c'è una Fed Bud Spencer che spacca tutto, questi non si fermano davanti a nulla secondo me, ossia, e poi c'era anche un altro riferimento che dicono di extent, ossia fin dove possiamo arrivare con l'aumento dei tassi e non solamente il ritmo col quale ci arriveremo, ossia il ritmo dei, diciamo, questo di tempo che loro vogliono stabilire. Dunque questo è un comunicato, io non dico falchissimo, però molto chiaro, lui è un uomo molto onesto, loro sono onesti, secondo me loro dicono guardate, questa è la situazione, c'è certo un'inflazione che ripermane, sebbene sia un po' moderata, la fonte dell'inflazione si sta spostando dall'estero. Tutti questi terribili drammi con l'Ucraina e le catene di rifornimento è diventata, come abbiamo sempre detto noi anche sul vostro eccellente programma, l'inflazione in America è USA su USA, questo è un problema domestico, questo non è un problema importato, qui c'è l'asse che si sposta sulla catena di valore dalla produzione, ossia guai per esempio, ci furono quei semiconduttori del settore dell'auto, si sta spostando ai servizi e si sta spostando anche alle spinte salariali. Dunque questa è la situazione con loro devono combattere. Noi riteniamo che ci sarà ancora, diciamo, ancora molte domande che verranno fuori, diciamo, nella conferenza stampa, che è la cosa molto più importante. La prima sarà se, chiederanno a Powell, se la sua politica è restrittiva, non restrittiva, sufficientemente restrittiva e tutte le nuance e le pressioni, diciamo così, tutti gli accorgimenti che vuole dare a questa domanda, fin dove pensano di Ecco, arrivare con quando questo ci sarà la ciclo. pausa, Jean, stavamo valutando anche questo. Quando ci sarà la pausa e se sono più vicini alla fine, sono a metà del cammino di loro vita, qua la Divina Commedia, questa sta fuori il sapegno Beh, per capire come si citazione costruisce. eccelsa stasera, bravissimo. Grazie, no, io l'ho fatto anch'io la scuola dell'obbligo. E poi chiaramente anche il terminal rate, se questi saranno sopra o sotto, se lui crede
che ci saranno le revisioni di questo tasso finale, che poi nessuno sa cosa sia, ancora 5%, 4%. Sicuramente lui ci ha dato già una grossa hint: guardate ragazzi, ci saranno altri aumenti. Dunque, a quanto siamo stasera? 4,50 tops, 4,75, diciamo 4,75, andremo oltre il Ecco, 4,75. Di quanto è un aumento? 25 minimo? Siamo a 5, ci siamo, certo, a Gian, tra tombola. poco capiremo appunto cosa succederà nel cammin di nostra vita e nostra, perché dall'America poi dipendono tante situazioni anche che riguardano noi. Ma è una mia impressione o nel comunicato, in questo caso la Fed ha insistito particolarmente su un ritorno nel minor tempo possibile all'obiettivo del 2% dell'inflazione? Lo Sì. ripete più volte, mi sembra più evidente questa volontà e quindi, come dici tu, non è forse un comunicato falchissimo, però insomma molto determinato. No, questo è molto determinato, è abbastanza falco. Questo non è un comunicato da moderati, questo non è un comunicato dal revisionismo, ossia questo è un comunicato che dice: guardate, io l'avevo detto e adesso lo faccio, qui vogliamo arrivare al 2%, costi quel che costi. Chiaramente, insomma, loro non hanno paura della recessione, vedono un mercato del lavoro estremamente forte, il mercato del lavoro gli agisce come cuscinetto, ossia se dovessero poi sbagliare, eccedere, nell'alzare i tassi. La cosa più importante negli Stati Uniti non è il GDP, ma sono i posti di lavoro, come dice una volta. Qui non conosco la differenza molti tra GDP e l'orso Yogi, però sanno perfettamente cosa vuol dire non avere la busta paga. Ossia, questo è il discorso di Paolo, un discorso estremamente semplice. Bisogna vedere anche le domande anche sul soft landing, su questo atterraggio morbido. Lui crede che sia possibile o non sia possibile. Lo vuole definire per cortesia, signor Paolo, cos'è il soft landing, come ha Ecco, il capito. signor Powell sta Ovviamente, entrando, è entrato ed nella è tutto sala. lì il discorso. Esatto, ecco Gian, Tutto lì. andiamo a sentire così poi dopo lo commentiamo insieme. Okay. Siamo molto impegnati nel arrivare al 2%. L'anno passato abbiamo preso le misure molto decise, abbiamo fatto molto terreno, però il pieno impatto non si sente. Abbiamo ancora del lavoro da fare. La stabilità di prezzo è la spesa della Federal Reserve e costituisce l'asse dell'economia. Senza la stabilità di prezzi. Allora, senza la stabilità dei prezzi, nessun mercato del lavoro stabile. Oggi è aumentato 25. Allora, parola molto interessante, ongoing. Ongoing. Allora, nel tempo tornare al 2%. Allora, questo è molto importante, questa è la vendita di bonds. Allora, molto importante, restricted per molto tempo. Molto importante, qui non finisce oggi. Ossia, allora, l'economia USA si era rallentata l'anno scorso, adesso c'è ancora crescita modesta questo trimestre. La spesa dei consumatori aumenta moderatamente, riflettendo l'impatto politica monetaria. Allora, qui ci sono i tassi dei mutui che salgono e l'attività edilizia rallenta. Allora, sembra anche un impatto sull'investimento in via capitale. Nonostante il rallentamento, tasso di disoccupazione minimo 50 anni e anche molto importante crescita salari più, molto importante crescita robusta posti di lavoro, molto importante. Allora, nonostante che il ritmo degli aumenti di posti, però il mercato del lavoro continua a essere sbilanciato. La domanda del lavoro eccede la disponibilità di lavoratori e la forza, il tasso di partecipazione forza lavoro non cambia. L'inflazione, well above, questo è molto importante, enfatizza molto alta. PC l'anno scorso è 5.
Allora, il core PC che è quello 1 è 4,4, che è più del doppio del target. Però c'è un benvenuto, riduzione, aumento. Allora abbiamo bisogno di ancora evidenza per vedere che l'inflazione veramente scenda, nonostante la pressione elevata. Però questo è importante, le attese inflattive rimangono ben ancorate. Okay. Non possiamo rilassarci. Sebbene sia moderata l'inflazione, rimane troppo alto. Allora, più continua l'inflazione e più aumentano le attese inflattive. Allora, loro hanno il mandato, massimo impiego e prezzi stabili. Allora, l'inflazione è un fardello pesante perché impone un grosso peso più per i meno abbienti. Allora, siamo molto attenti ai rischi entrambi i lati del nostro mandato. È strongly committed, fortemente impegnati ad arrivare al 2%. 25 punti base, siamo 4,5-4 quarti, e continuiamo a ridurre la dimensione mentale del nostro bilancio, tornando 450 punti base. Molto importante, ci saranno ulteriori aumenti per essere restrittivi al punto di arrivare al 2%. Vediamo. Vogliamo l'impatto sulla domanda, sui settori più sensibili, edilizia, però non ha ancora avuto il pieno impatto. Allora, anche l'impatto differito. E allora noi continuiamo a ridurre il ritmo degli aumenti. Allora, andando a un passo minore, ci permetterà di meglio valutare il progresso dell'economia. Continueremo riunione per riunione, guardando tutti i dati e guardando anche le prospettive per l'inflazione e l'economia. Allora, abbiamo preso anche misure decise per ridurre la domanda, per equilibrare con l'offerta. Allora, arrivare al 2 e ridurre e mantenere stabili inflazioni inflattive. Allora, questo necessiterà più bassa crescita. Allora, ci vuole stabilità dei prezzi per l'impiego massimo e la stabilità dei prezzi e il mercato del lavoro. Molto importante, non bisogna allentare la morsa prematuramente. Per concludere, capiamo che le nostre azioni impattano le comunità. Faremo tutto il necessario per i nostri obiettivi. Adesso le domande. Chris Rugaber, Associated Press, thank you for doing this. As you know, financial conditions have loosened since the fall, with bond yields falling, which has also brought down mortgage rates. And the stock market posted a solid gain in January. Does that make your job of combating inflation harder? And could you see lifting rates higher than you otherwise? Allora, questo è un punto importante. Dice che le condizioni finanziarie si sono allentate. Per esempio, la borsa e i tassi mutui che scendono. Borsa sale, tassi mutui scendono. Molto importante è che le condizioni finanziarie così continuino a riflettere la nostra politica. C'è stato una stretta
Non guardiamo solamente il termine, ma su un cambiamento sostenuto. Molto importante, non siamo al punto sufficientemente restrittivo. Qui è la prima domanda. Più tassi, più tassi. Overall financial conditions, along with many other factors, as we set policy. Guarderemo anche, diciamo, mercati finanziari e anche altri fattori. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Rachel Siegel from the Washington Post. Over the last quarter, we've seen a deceleration in prices, in wages, and a fall in consumer spending. L'ultimo trimestre abbiamo visto una decelerazione nei prezzi e nel consumo. Does this at all change your view of how much the unemployment rate would need to go up, if at all, to Allora, see inflation come down to di below? quanto deve salire il tasso di disoccupazione per arrivare al tasso Is it a target? good thing that the disinflation that we have seen so far Buona cosa, has not come at the expense of a disinflazione. weaker labor market? But I would Cioè, also molto say positivo, that the inflation disinflazione, process, ma as I mercato said lavoro today, non più debole. is really at an early Questo è un stage. processo. What you see Siamo is ancora in una that fase for the consumer preliminare. sector, you see inflation now coming down because Adesso supply nel chains settore are dei loosening, beni, i demand is shifting back to some prezzi goods, scendono and perché sono le catene di rifornimento shortages are e la ebbing out. So domanda you see that si spinge e si sposta sui servizi. Nel in the housing services sector, we expect settore wages to edilizia, be moving up. aspettiamo, ci attendiamo che l'inflazione New leads continui a coming in. salire, So in those two sectors, però you have wages scenderà going quando ci sono nuovi up. contratti The d'affitto. issue is that we have a large sector called non-housing service, core non-housing services, where we don't see Allora, disinflation il yet. famoso But discorso I would che say that servizi non edili, so e lì far c'è what we see l'inflazione. is progress, but without any weakening in labor market conditions. Finora abbiamo visto progresso senza un Do you think deboli del the mercato del lavoro. unemployment rate might go change since December? Ma dove andrà il tasso Going di to write down disoccupazione? new forecasts at the March meeting, and we'll see at that time. I will Allora, say that it is alla great riunione di to see marzo the faremo nuove disinflation previsioni. process now getting underway, and we continue to get strong labor market Stiamo data. vedendo che il processo So disinflattivo sta procedendo, sta we'll update those iniziando. forecasts in March. Allora, noi aggiorneremo a marzo queste previsioni su Chair disoccupazione. Powell, Neil Irwin with Axios. You and some of your colleagues have emphasized the possibility that job openings could come down and that that would let some of the air out of the labor market without major job losses. We saw the opposite in the Allora, December lui, quarter. Job openings actually lei went ha up. detto che That le also could coincide disponibilità, with effettivamente i posti di lavoro sarebbero scese e avrebbe ridotto l'inflazione. Abbiamo visto il contrario. studying to understand where the labor market is and where wage inflation might be heading. Lei crede che i So jobs in siano un gray, dato importante? we've Lei ha seen ragione sui improvement in dati? hourly earnings and now the employment cost index abating a little bit, still off of their highs Abbiamo 6 months visto ago and March of this year, but still at le levels paghe that remain orarie, fairly elevated. però chiaramente il livello è sempre Unfortunately, elevato. jolts has been quite volatile recently, and I I think some JOLTS sono people are stati molto concerned volatili, queste sono le disponibilità, that it's probably an important ma io indicator. credo The ratio, I guess, is back up to è where un it was indicatore job importante. openings L'indice è to employment. 1,9 People are looking for i work. posti per ogni So disoccupato. it's an indicator, but nonetheless, you're right. We do see wages moving down. If you look across È the un last year, indicatore, it's però still sitting vediamo very gli high. stipendi che scendono, Job l'aumento degli creation, stipendi. and Però vediamo ancora forte benefits still creazione at posti. elevated E level. So many i employment quiz, che sono indicators quelli che lasciano il lavoro remain volontariamente a strong. livello elevato. Ma questo mercato lavoro, come abbiamo sempre detto, è estremamente forte. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. Given the economic data since the December meeting, is the trajectory for the Visti i Fed dati speaking rate economici da dicembre. strategy still the best guidepost for the policy path forward? Esatto, Or does ongoing now mean questa è moving il to tasso elevated rates? terminale. So you're right. At the December meeting, we all wrote down our best estimates of what we thought the economic Settembre, level would be, and that's migliore that consensus previsione, livello number for finale. that was between 5 and 5.25%. E noi abbiamo detto tra 5 e 5 e un At this meeting, quarto. we're going to update those assessments. We did not update them Noi since March. aggiorneremo However, we marzo, see the non scenario abbiamo aggiornati oggi. as appropriate to attain. Gian, Però lo allora, diciamo. sì. Termina la frase di Powell e poi arrivo da te. Sì, perché lui dice che ci vorranno ancora altri aumenti Things di are certainly tassi. tightened. I would say Abbiamo fatto un certo we still have much percorso. work to do there. We haven't made a decision Facciamo on where ancora del policy lavoro rate da will be. fare. I think, we're going to be Non abbiamo looking ancora at preso una the decisione dove difference sarà. between now and the March meeting.
guarderemo i dati molto attentamente adesso a marzo. Allora, molto importante, potrebbe essere più alto di quello che abbiamo scritto finora. E se fosse necessario, li aumenteremo oltre l'indicazione di dicembre. Questo è importantissimo. Bene. E lei qual è il rischio, l'equilibrio del rischio tra andare sopra quel dato di dicembre e sotto? Allora, molto difficile, il vero rischio è fare troppo poco. E non abbiamo fatto abbastanza, non abbiamo finito il lavoro. E noi abbiamo a questo punto questa paura delle tese inflattive che potrebbero aumentare. Non abbiamo desiderio di stringere troppo. Se sentiamo che abbiamo fatto troppo, possiamo anche prendere le misure in questa situazione. Dobbiamo un'inflazione più alta di più in 40 anni. Il lavoro non è stato terminato. Bravo. Gian, scusami, sì, scusami. Ti, guarda, un flash perché adesso è molto, sì. Molto, diciamo che non le sta mandando a dire Paolo in questa conferenza. Allora, non avevo torto perché già nel comunicato si leggeva questa volontà di insistere sul fatto che il lavoro non fosse terminato, lo sta ripetendo continuamente. Sì, lo sta ripetendo continuamente dicendo che il lavoro non è terminato, che loro se necessario potrebbero aumentare i tassi sopra questo 5.25% e dunque loro decideranno riunione per riunione. Allora è prematuro dichiarare la vittoria, esattamente quello che abbiamo detto. Sì, sì, ha detto non possiamo rilassarci, mi sono appuntata un po' di frasi clou, diciamo così. Esatto. Non bisogna allentare la morsa, cioè insomma ha usato tante espressioni per continuare a dire che praticamente non bisogna. Ecco, i mercati hanno iniziato l'anno in modo ottimista, ma insomma non bisogna essere troppo ottimisti dai risultati che si stanno raggiungendo, o meglio, sì, guardare con positività al fatto che in qualche modo la situazione sta cambiando, però insomma c'è ancora molta strada da percorrere. Moltissima strada da percorrere e loro hanno paura di fare troppo poco e non di fare troppo, estremamente semplice. Esatto. Adesso vediamo se il mercato ci crede o no. Loro dicono che il rischio dunque è che loro potrebbero andare sopra il 5.25%. Sì. Questo è molto importante. Il vero rischio è fare troppo poco, ha detto. Guarda, ci sono tante, tante frasi che ci porteremo appresso anche i prossimi giorni. Non siamo al punto sufficientemente restrittivo, cioè come dire, non siamo ancora stati troppo falco, no? Dobbiamo. E poi marzo a questo punto sarà il mese centrale, perché ha detto a marzo con le nuove previsioni capiremo un po' se effettivamente, se quanta strada dobbiamo ancora percorrere. Esatto, e poi faremo tutto il necessario per i nostri obiettivi, quindi anche questo lascia intendere che non si fermeranno di fronte a nulla, insomma bisogna arrivare al 2%, esatto. Adesso poi tu stai ascoltando meglio anche le sfumature del suo discorso, mi sembra molto 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 deciso, cioè lo è sempre Powell, ma mi sembra ancora di più, vero Gian? Ma io lo vedo estremamente deciso, lo vedo che lui riconosce ci siano stati dei progressi, però dice c'è ancora molta strada da fare, 56% dell'economia effettivamente che non è il settore edile e sono i servizi, lì ci sono le spinte inflattive e lui dice chiaramente bisogna andare avanti, ma il punto più importante è lui dice che bisogna continuare a aumentare i tassi. Adesso ti faccio continuare ad ascoltare Powell, così lo sentiamo anche noi. C'è un amico barra amica, non so perché è un nickname che non individuo, ma insomma poco importa, scrive i mercati non sembrano credere molto a Powell, non so da che punto di vista lo dice. Ecco, però ti lascio dire, intanto i listini, diciamo i listini americani, l'S&P 500 e il Nasdaq sono sopra la parità, sono diventati verdi, mentre invece rimane sotto la parità il Dow Jones. Sei d'accordo con quello che scrive? Insomma, non sembrano credere a Powell?
Ma io credo che il problema è questo, che non ho mai creduto al Powell e poi hanno sempre avuto torto. Ossia, sempre avuto torto. Qui è un anno che hanno torto, un anno che ci dicono che non aumenterà i tassi, ha fatto 450 punti di base, non smetterà il QE, ha smesso il QE, non comincerà il QT, non ha iniziato il QT. Dunque, qui veramente è una situazione estremamente complessa. Ossia, secondo me questo è un mercato, è un pane. È Powell che dice effettivamente, guardate, non abbiamo ancora abbastanza l'evidenza per essere convinti che l'inflazione stia veramente andando verso il nostro bersaglio. Certo. Allora, torniamo a sentire Paolo e seguiamo ancora un po' la conferenza, cioè le domande dei Chiaro. giornalisti. Despite a historically low unemployment rate. Given that, and given how much you did over the last year, why do you think further rate increases are needed? Why not stop here Perché and see avete what ancora? transpires in the coming months before Perché raising avete, rates again? lei, perché lei crede che saranno necessari ulteriori aumenti? Rates 4.5 percentage points, and we're talking about a couple of Abbiamo months aumentato di before raising 450 punti rates to base. that level we think is appropriately restrictive. And we Allora know stiamo that parlando di inflation ancora due is aumenti a livello also appropriato. running very hot. We're of course Perché taking c'è ancora macro un'inflazione level forte. hikes, and we're thinking about that. The story we're telling about inflation is, to ourselves, and the way we understand it, is basically the three things that I've just gone through a couple times. And again, Le we tre haven't seen cose, it affect inflazione. the services sector ex housing yet. But I mean, I think Non the vediamo la business politica is monetaria che strong from impatta that level. il settore We don't know yet. servizi We don't know non yet. edili, So I think ma we're non really sappiamo se siamo cautious vicino a quel at this point. livello. I would look across the Oltre risk mitigating incertezza. spectrum of rates and see that real rates are now positive, right by, by an appropriate set of measures are positive across the yield curve. I think policy is restrictive. We're trying to make a fair Allora, la trade-off on that. politica è How much restrictive restrittiva, ma non can it go? sufficientemente restrittiva. That's why we're slowing down Allora, ma housing non siamo prices ancora first. arrivati al We're being punto di careful watching capire the se è economy, sufficientemente watching restrittiva. inflation, and watching the progress E of the guardiamo economic chiaramente processes. l'economia e Then l'inflazione we're e going to vediamo il have to discuss progresso di questo processo disinflattivo. conditions for a pause at this meeting this week. Avete discusso le condizioni per una pausa? Conference, and we'll give you a lot of detail. We spent a lot of Allora, time gli trying appunti to usciranno tra 3 settimane. ahead, and the Abbiamo story we're passato trying to molto make tempo today. parlando del percorso andando We don't avanti. want to start to describe all the details there, but that was the sense of the discussion was really talking quite a bit about the path forward. Allora, gran parte della discussione è il sentiero andando avanti, ma non voglio dare i dettagli. Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the debt ceiling. Given that we've now Allora, la passed, questione del I was tetto sul wondering, if the Treasury has debito. passed the X date, will the Fed do whatever the Treasury directs as it relates to making payments as the fiscal agent, or will it do its own analysis of any legal constraints? Allora, se poi chiaramente So your ci dovesse question essere is, questa catastrofe, la crisi so your del tetto question del debito, is, continuate a eseguire will it do what pagamenti? Treasury directs as it relates to making payments, or will it do its own analysis of any legal constraints? So you're really asking about, O I think guarderete the area tutte of le priority for restrizioni the Fed, legali? right? Is what you're, okay. So I feel like I have to say this. There's only one way forward here, and that is for Congress to raise the debt ceiling so that the United States government can meet all Solo of its sulla strada obligations. andando avanti bisogna And innalzare we il tetto believe del that that debito. path would be highly risky and that no one should assume E that the Fed qualsiasi would take deviazione sarebbe reasonable molto rischiosa. consequences of failing to act in a timely manner. In terms of E our nessuno readiness, potrebbe we're proteggere acting as a fiscal l'economia. agent, and I'm just going to leave it at that. Are you actively doing Allora, i anything rapporti to con il counter tesoro siamo il loro agente that problem? fiscale, I'm dunque just going to leave paying it at that. This agent. is a matter that's to be resolved E between, really, it's really Congress's job to raise the debt ceiling, and allora, questo è il this lavoro will del happen later Congresso, this year. innalzare So il tetto debito. we're not involved in those discussions, so we're the fiscal agent. Noi eseguiamo. Gina Smilek from the New York Times. Thanks for taking our questions. I wonder, was there any discussion today of the possibility of pausing rate increases and then restarting them? Lori Allora, c'è Loughlin stata from una the Wall Street discussione Journal oggi acknowledged that and suggested that would be a di possibility fare in una this pausa? speech, and I wonder if that view is broadly shared on the
E se questo, cioè, recentemente uno dei governatori, ex governatore, ha detto che è una possibilità, allora il comitato non ha visto questo il momento di fare una pausa. E continuiamo a dire che ci saranno ancora continui aumenti delle tasse per arrivare a una politica monetaria sufficientemente restrittiva. Questo è un giudizio molto importante. Mese di marzo, nuove previsioni e guarderemo i dati mentre arrivano. E potrebbe avere delle pause, cioè delle pause entro riunioni? No, questa non è una possibilità in dettaglio che stiamo esplorando. Prima facevamo ogni altra riunione 25 e ciò era considerato rapido. Allora, vediamo quello che ha fatto la Banca Centrale del Canada. Hanno detto che loro erano pronti ad aumentare i tassi dopo aver fatto una pausa, ma noi lo stiamo discutendo. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the SEC PCE inflation rate in 2023 at 3.1%. Meanwhile, the three-month annualized PCE is 2.1%, and you've achieved this without going to your 5.1%. Allora, l'SEP che sono i dot plot c'è 3,1, però l'attuale è il 2,1. Allora, voi ci siete arrivati senza arrivare al 5%. Allora, la vostra interpretazione della dinamica inflattiva è sbagliata? E poi potreste arrivare al vostro obiettivo senza questi aumenti. Allora, forse il fattore driver non sono i salari, dice Leo Brainard. Dunque, bisogna rivedere tutta l'analisi della Fed. Previsioni. Se guardiamo misure molto brevi, tre mesi core PCE, abbastanza basse queste stime, ma questo è perché c'è l'impatto dei beni. Allora credono che questi ribassi sui beni saranno transitori e loro si potrebbero essere adesso un altro aumento dei beni. Allora, molte previsioni dicono che il core PC potrebbe arrivare al 4%. Che vuol dire c'è ancora lavoro da fare. Facciamo l'ipotesi che l'inflazione scenda molto più velocemente, questo è possibile? E questo è il core, questi sono servizi non edilizi, sono sei settori. Allora, il 56% di questo subsettore sono sensibili al rallentamento dell'economia. Ma per esempio il servizio finanziario non è impattato al mercato lavoro. Sortiamo ristoranti, lavoro, banche, banche, chiaramente il prezzo del cibo. Allora, ci sono molte cose all'interno di questo mix, il settore dei servizi non edile che spingono l'inflazione. Allora, non arriveremo al 2% sostenibile in questo settore senza un migliore equilibrio all'interno del mercato del lavoro. Ma non sappiamo quello che significa in termini di tasso di disoccupazione.
ma nel settore dei beni abbiamo una discesa dell'inflazione senza un incremento del mercato lavoro. Molto importante. Allora lui dice che c'è importantissimo. Allora possiamo arrivare al 2% senza un grosso declino economico e aumento di disoccupazione. Questa è la domanda sul soft landing. Allora abbiamo avuto prima combinazione forte domanda e restrizioni sull'offerta. Adesso vediamo inflazione beni che scende. E noi crediamo che ci possano essere dei progressi anche sul settore servizi non edili, ma non vediamo l'indebolimento sul mercato del lavoro, tutto lì. Questo non è come gli altri cicli economici. Allora ci vorrà più rallentamento di quello che noi ci si aspetta per arrivare al 2%. Ma noi, la sua opinione è che si può arrivare al 2% senza grosso rallentamento o contrazione o aumento di disoccupazione. Dice c'è una possibilità, non tutti la credono così, vedono così. Dunque questa è la domanda: recessione o non recessione, disoccupazione. Gian, mi inserisco un istante, anche se è difficile interrompere oggi perché davvero non allenta proprio di un passo. Mi sembra. Prego. Allora, è molto loquace stasera Powell. Io adesso interpreto, sì, anche un po' il suo modo, il suo approccio, perché è importante. Come se stesse dando l'idea, è vero, sta ribadendo che la strada è ancora lunga e bisogna fare ancora tante cose, però come se fosse, non so se sei della mia stessa opinione, forte dei risultati ottenuti fino a oggi. La noti questa cosa? Ma io credo che lui dice in alcuni settori abbiamo avuto risultati, in altri settori non ci sono i risultati. Quindi bisogna continuare, sì. Bisogna continuare, forse siamo vicini a questo risultato anche nei settori finora non impattati. Lui dice per esempio che la crescita continuerà ma a un passo moderato. Dunque lui dice abbiamo fatto dei progressi, non ci siamo ancora, non esultate, faremo quello che dobbiamo fare e ritorneremo al 2%, e non si tratta su questo 2% non trattabili, non siamo a Porta Portese, non siamo tante parole. Però, esatto. Prego. No, anche prego. Detto possiamo arrivare, sto seguendo quello che stai dicendo tu, possiamo arrivare al 2% senza un eccessivo declino economico, questo è molto molto importante. Sì, lui dice, non tutti la vedono così, però io la penso che sia possibile, dunque lui forse è una minoranza e possiamo farlo anche senza un grosso aumento della disoccupazione, però questo signore non ci sta dando i numeri. Cosa vuol dire? Lui non ha definito una recessione. Non ha definito una contrazione forte, non ha definito per esempio un significativo aumento, un grosso aumento della disoccupazione. Andremo al 5, al 6, in altre recessioni o contrazioni, rallentamenti, qui siamo arrivati anche fino all'8, 9. Ossia, per cui quest'uomo è ancora estremamente vago, però dice che guarda, forse qui ce la caviamo, forse qui in qualche modo ci arrangeremo, però ci sarà sicuramente una crescita moderata. Lui vede crescita moderata nell'economia americana quest'anno. Ti aspettavi più numeri quindi tu, Gian, più riferimenti pratici? Io mi aspettavo dei pratici numeri. Lui continua a dire volete i numeri, aspettate marzo. Marzo, questo mese di marzo che a questo punto attenderemo tutti con particolare interesse. Peraltro ha citato l'indice PCE che anche tu hai nominato, che ricordiamo è l'indice di riferimento della Fed, che ha esatto, e ha particolarmente colpito proprio in questo periodo la flessione dell'inflazione. Analizzando questo indice, è calato nel corso del trimestre, sì, del quarto trimestre del 2022. Certo, sì. Rimane alto. Certo. E lui lo dice, certi settori non sono stati impattati.
No, no, assolutamente, sta facendo, diciamo, anche un'analisi di quali settori hanno reagito meglio e quelli che hanno reagito non in modo ottimale. Allora, sono le 21:03, torniamo a ascoltare Powell, credo che andrà avanti ancora un pochino, ma insomma, sentiamo un po', le cose fondamentali sono già emerse, poi facciamo un riassunto, però sentiamo cosa gli stanno chiedendo. Spesso ancora a livelli sopra pandemia. Accumulated evidence comes in, it's going to be reflected in our assessment of the outlook, and that will be reflected allora, man mano che riceviamo i dati, riformuleremo la nostra previsione. It is our job to restore price stability and achieve 2% inflation for the benefit of the American public. Il nostro lavoro è ritornare alla stabilità dei prezzi al 2%. I did that job for years, but in one form or another. But you know, we have to deliver that, and so noi dobbiamo arrivare al nostro risultato, strongly resolved, fortemente determinati a completare il nostro compito. Prima vogliamo supportare e sostenere le attività economiche e beneficiare il pubblico. Thank you, Michelle. Thank you, Fed Chairman, for taking the questions. So you've talked about we had solid job growth. I'm Edward Lawrence from Fox Business, by the way. We had solid job growth. Abbiamo avuto solida crescita a posti. So far it's been relatively mild from the economy to go to from a 9.1% CPI inflation to 6.5% CPI inflation. Is the hard part yet to come to go from 6.5 to 2? Allora, lui dice, finora è stato molto facile andare da 9,1 al 6% su CPI. Adesso arriva la parte difficile, quello nocciolo duro. Noi ci aspettavamo che scendesse l'inflazione beni un anno fa. Non è successo, adesso sta scendendo. Però non possiamo fare... Non è un tradizionale ciclo economico. La certezza non è appropriata. È molto più difficile prevedere l'inflazione. Saremo cauti. That we think that the game is won because it, you know, it's we've got a long way to go. It's just it's the early stages of disinflation, and it's most welcome to be able to. Siamo nelle prime fasi della disinflazione. But that's great. But we just see that it has to spread through the economy, and that it's going to take some time. Ma allora, però, sì, bene, ci vorrà del tempo affinché questa disinflazione si propaghi attraverso l'economia diffonda. La mia previsione è quella dei miei colleghi. It's a forecast of slower Chiaramente, growth, some in labor allora, crescita più lenta, un po' più di disoccupazione. Allora, l'inflazione che scende in maniera costante, ma non veloce. E se l'economia si comporta secondo il nostro pronostico, non sarà appropriato tagliare i tassi quest'anno. Ma noi continueremo a vedere i dati e prenderemo le nostre decisioni. Thank you, Chair Powell. Simon Rinovich with The Economist. May I ask a further question about the language around ongoing increases? That, of course, implies at least two. Allora, domanda su ongoing, continui aumenti e due aumenti. The implication is that you'll raise rates one more time and then pause. Are you concerned about that divergence? Allora, il mercato dei futures dice ancora un aumento e voi dite due. No, a me non mi preoccupa questa divergenza. Allora, il mercato pensa che l'inflazione scenderà più velocemente, lui non ci crede. You know, our forecasts, the different participants have different forecasts, but generally those forecasts are for continued subdued growth, some softening in the labor market. La nostra previsione è continua crescita moderata, un po' più di disoccupazione, ma non recessione. Maybe lower than that this year. We'll update that in March.
E noi pensiamo che forse l'inflazione possa scendere sul 3-3,5% quest'anno, ma i mercati pensano sarà più veloce. Dobbiamo vedere. Noi abbiamo un altro pronostico. Gian, mi sembra quasi una sfida tra la Fed, Powell e i mercati. Ti leggo anche un paio di messaggi se vuoi rispondere agli amici che ci stanno scrivendo e che ringrazio. Allora, perché scrive Mirko e chiede perché su queste parole da Falco il mercato reagisce almeno per ora positivamente? Perché effettivamente adesso abbiamo una situazione da segnale, da semaforo verde in America. Allora, sì. Perché Powell è così duro e i mercati stanno reagendo bene? Ma io credo che effettivamente, ossia, lui introduce, innanzitutto lui dice una cosa molto importante. Lui dice, guarda, io non ti stendo qui che noi sfonderemo in maniera certa il tetto del 5,25%, ok? Andremo al 5, lì ci vanno, ok? Però io non vi dico qui che andremo al 5,5 o al 6 per il momento. Prima, piccolo sollievo. Secondo punto, molto importante, è che lui dice, guardate, c'è una buona possibilità che non ci sarà una recessione. Il mercato funziona in modo binario, recessione non recessione. Sa, ci può anche essere una crescita più lenta, una riduzione degli utili, però non c'è una recessione economica. Questo è il secondo punto. Questo è un Powell che da un lato cerca di essere, per vedere che sono determinati, ma dall'altro cerca di allontanare lo spauracchio di una grossa crisi economica e che noi ci si trovi sull'orlo del baratro. Certo. Io continuo a dire da tempo che non siamo sull'orlo del baratro e mi devono mandare al confino di polizia. Allora io ho avuto ragione alla fine, Tigers ha avuto ragione, Powell pure dice, guardate, non sarà una crescita boom per niente, però forse riusciremo a scongiurare il peggio. Mm-hmm. Allora, poi un altro amico scrive, è possibile che Biden, in vista delle prossime elezioni, non consentirà alla Fed di andare in recessione per arrivare al 2% di inflazione? Beh. Allora, questo è un punto molto importante. Esatto, esatto. Ed è proprio un issue proprio costituzionale, pressoché, ossia la struttura dello Stato, la costituente, diciamo, economica e politica statunitense. È molto importante che Powell si mantenga indipendente. Molto importante. Qua c'è la separazione dei poteri, ossia Biden non può a questo punto chiamare Powell e dire, ma vuoi smettere, ma non alzare i tassi. Qui succede il finimondo. Ma che sei fuori di cranio, sei fuori di testa? No, questo venisse fuori, Biden è spacciato. Assolutamente. Fare molta attenzione. Independence of the central bank, l'indipendenza della banca centrale è un principio oramai negli Stati Uniti dagli anni 60. Assolutamente, questo è importante ricordarlo. E poi c'è Fabio che ti chiede come vedi il cambio euro-dollaro. Io l'ho già inquadrato, se vuoi dire la tua, in questo momento vediamo l'euro che continua a salire nei confronti del dollaro, avanza dell'1,14, il cambio 1,0987, abbiamo già rimarcato, ma insomma non è notizia di oggi, come il dollaro dopo un bel periodo di potenziamento e di super dollaro adesso stia cedendo il passo sempre di più all'euro. Ma io credo che effettivamente questo è euro forte più che dollaro debole. Ricordiamoci, domani c'è un'altra riunione importante, che è quella della Banca Centrale Europea, dalla quale noi sentiamo diverse voci che dicono qui bisogna tornare quasi allo stalinismo, alla presa di potere, 50 punti base, una volta, due volte, forse tre volte, allora dunque una politica molto più aggressiva, che poi non si sa dove vada a finire. Ricordiamoci un altro fatto, che qui c'è un'economia dell'Eurozona, io stesso ne fui testimone quando andai in Europa adesso, che la prima cosa che mi chiese Valentina fu che ti pensi dell'economia europea, dissi migliora perché non ho freddo, perché c'è il gas. Quello fu la prova, quella fu la prova del 9, fatto che non stavo gelando. E dunque chiaramente secondo me c'è anche lì in Europa speranza di dire sì, forse non ci sarà una recessione, questi aumentano i tassi, e gli Stati Uniti, se in fin dei conti, sì, abbiamo visto quello che faranno, ma c'è ancora dello spazio da parte della BCE e forse un futuro più roseo per l'Eurozona di quello che si prevedesse, potessero attirare dei flussi di fondi anche da parte delle banche centrali che non
caricheranno il dollaro come principale valuta di riserva, ma faranno forse una ripartizione più uguale. Assolutamente. Io sono una persona molto onesta, me la sono presa sul pugno, perché io vedevo un dollaro più forte, io sono stato estremamente onesta, facevo trading e non sono infallibile. Però devo dire che sono sorpreso dalla forza dell'euro. Questa è euro strength, non è dollaro. Sì, no, esatto, è l'euro forte e non il dollaro, certo, insomma, prima era il contrario. È un dollaro un po' più debole, ma più che altro un euro, dove la gente dice, perché l'euro, cos'è? L'euro Europa, cos'è? Il terzo uomo, come nel famoso film di Orson Welles, viene nel dopoguerra. Esatto. C'è la Cina, c'è, sono gli USA, e poi c'è the third man. L'Europa è the third man, a questo punto se il third man dà anche qualche timido sintomo di risveglio, questo ha un impatto al margine molto forte. Beh, non dimentichiamoci, sì, dimmi, perdonami. No, se l'America aumenta la crescita 0,2, la gente sbadiglia. Se l'Europa passa da una situazione in bilico a 0,2, 0,1 che abbiamo visto adesso per l'Eurozona, sebbene fosse in gran parte causato questo dalla crescita irlandese tramite i vari Google, Alphabet che sono creati lì, allora c'è questo impatto sul delta che è fortissimo. Questa è un'equazione differenziale dove il delta aumenta in maniera vertiginosa. C'è questo impatto al margine molto forte che non c'è in una situazione invece dove uno già presume che non ci sarà una forte recessione. Certo, se vogliamo metterci anche della poesia nel raccontare la finanza, è un po' il tema dell'euro che sembra quasi, come dire, pavoneggiarsi allo specchio adesso che la Banca Centrale Europea ovviamente dà meno liquidità al mercato, l'euro diventa più prezioso, no? Potremmo definirlo esatto. Così, e quindi acquista valore, sappiamo per la, esatto. Per la legge domanda-offerta, insomma, se c'è meno euro in circolazione, ci si vuole accaparrare quello che c'è in circolazione e quindi si è disposti a pagare di più e quindi acquista valore, giusto? Esatto. Per ecco. la famosa money supply, la massa monetaria. Esatto, questa esattamente. Questa è estremamente importante. No, io credo che il vero punto, tu hai assolutamente ragione, e poi c'è il fatto che, diciamo, 4 mesi fa tutti vedevano un Putin alle porte di Roma, praticamente, ossia praticamente scenari da 18 aprile. E invece a questo punto sembra non così, rischio Ucraina sempre molto alto, un momento contenuto, e in più un'eurozona che si risveglia dal punto di vista della manifattura, per esempio, che è molto importante dal punto di vista della manifattura, che si risveglia dal punto di vista del consumo, e ricordiamoci la zona euro c'è un fattore molto importante, che è un fattore strutturale a lungo termine a questo punto, ossia è che gli stipendi salgono perché c'è una specie di diminuzione della forza lavoro, vediamo gli stessi impulsi, gli stessi fattori che vediamo negli Stati Uniti, e c'è una disoccupazione molto bassa. Noi siamo zona euro al 6,6%, ossia dunque vuol dire che in termini storici siamo un record dell'occupazione, bassa disoccupazione, stato assistenziale che funziona, prezzo del gas che scende, necessità da parte degli stati di finanziare queste grosse sovvenzioni tra il cap sul gas a 180 euro price spot sul gas, cos'è quello chiaramente sul mercato di Amsterdam, i futures, e allora altre provviste di gas o energia tramite LNG e tramite altre fonti. Io non dico che il problema sia assolutamente risolto, stiamo passando in Europa da una situazione molto rischiosa a una situazione di medio normale rischio, un po' più del normale, però c'è una normalizzazione almeno per il breve termine, e dunque quando avvengono questi fenomeni che si passa dal very high risk al rischio che è ancora elevato ma un po' più basso, la differenza marginale non è lineare, è un processo non lineare, improvvisamente scatta questo miglioramento. Io lo vedevo sui mercati, lo vedevo per esempio, una cosa molto interessante, ero più ragazzo, vedevamo società per esempio molto importante che stavano per fallire, però non fallivano, e c'era un momento in cui non c'era il fallimento che il prezzo delle obbligazioni saliva del 30%. Non voleva dire che l'azienda fosse forte finanziariamente, ma non era fallita. Dunque siamo in processi binari. Questa è la classica reazione del processo binario. Stai per fallire, non fallisci, scatta. Okay, questo è quello che è successo. No? Allora, intanto la conferenza stampa di Jerome Powell è terminata, sempre insomma puntuale anche
Il termine, intanto, il Dow Jones guadagna lo 0,05, l'S&P 500 lo 0,98, il Nasdaq l'1,79, quindi come già detto poco fa, insomma, almeno per ora la reazione dei mercati è positiva. Questa è l'euro contro il dollaro, 1,07 in progresso, 1,0979 il cambio. Giusto per riassumere un po' quello che è emerso questa sera prima di salutarci, i punti chiave, in realtà uno su tutti, cioè c'è ancora molto da fare, continueremo per questo, in questo percorso, l'inflazione è molto alta, non possiamo rilassarci, non possiamo allentare la morsa, faremo tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi, il 2%, lo ricordiamo, il target, soft landing, nel senso che Powell dice è difficile, la situazione è ancora difficile, ma ce la potremo fare e potremmo anche arrivare al 2% senza un eccessivo declino economico. Non ha ipotizzato una recessione, ha parlato, non ha nascosto la situazione difficile, lo ricordiamo, ha parlato di un rallentamento economico ma non di una recessione, e non è il momento di fare pause. Altro aspetto. E poi c'è questo, ecco, forse la parola ancora più chiave, marzo, il mese di marzo, come, come dire, momento di riflessione effettiva, cioè che darà indicazioni e input più, più incisive per il prosieguo o meno di questa politica da falco. Ecco, ho riassunto ongoing, è l'altra parola. Esatto. Ma io questo non è un Powell che dice guardate non faremo più aumenti di tassi, non è un Powell che dice l'abbiamo fatta franca qui, chiaramente abbiamo battuto l'inflazione, l'abbiamo messa a cauta, assolutamente no. Dice abbiamo fatto dei progressi, non tutti i settori hanno reagito come noi ci si aspettasse, forse siamo non troppo lontani da questo momento quando avremo anche la disinflazione su altri settori, non ve lo posso garantire. Io credo, dice Paolo, che si possa forse fare qualcosa, per esempio, su possa arrivare al nostro risultato senza eccessivo declino economico, però ricordiamoci, questo è un Paolo che vuole aumentare i tassi, siamo a 4,75 come top, a questo punto lo fa ancora una volta, siamo arrivati al famoso Mach 3, noi diciamo sempre ci arriveremo al Mach 3, Mach 1 era 3%, Mach 2 era il 4, e il Mach 3 che noi fumo i primi a profetizzare o esserci vicini era il 5. Adesso lui dice, ma io non so come andrà a finire, perché l'inflazione è estremamente difficile da prevedersi, certo è che il mercato a questo punto dice guarda, questo al 6% forse non ci va. Non c'è più questo spauracchio, cominciamo a scorgere qui forse una timida fine, discontinua, difficile da fare un grafico, ma qualcosa forse ci stiamo arrivando, ma ricordiamoci che qui l'inflazione è sempre in agguato, estremamente difficile da prevedersi, non è facile perché sono servizi, migliaia di imprese, milioni di imprese, non lo possiamo ricollegare il tutto semplicemente al prezzo del petrolio. Cosa più interessante in tutto questo contesto inflattivo è che il prezzo del petrolio è sceso, ma che in Europa, ne parleremo forse domani, Eurozona, abbiamo sempre un cordo 5,2%. Dunque qui l'equazione è cambiata. Assolutamente sì, ne parleremo domani, hai detto bene Jean, perché domani si ripropone la coppia Donghi-Ergas per la Banca Centrale Europea e peraltro arrivano anche complimenti per te Jean, anche i nostri amici. Gentile. Dicono bravo Jean Ergas, è vero, anche perché insomma trasformi, al di là di aiutarci a capire quelle che sono le sfumature nella voce di Powell, e domani farai la stessa cosa per Christine Lagarde, insomma rendi la conferenza stampa proprio più vissuta, quindi anche più bello molto gentile, ascoltarla molto così. Gentile. Io ringrazio gli ascoltatori. Ecco, e domani appunto dicevamo torniamo io e Jean Ergas e anche con altri ospiti a partire dalle 14 per la Banca Centrale Europea. Jean, intanto grazie, ti lascio alla tua giornata che sarà decisamente intensa e a domani sempre qui, insomma. Benissimo, ci scrivono, grazie, complimenti, grazie per la precisa informazione, grazie, ci mancherebbe. Speriamo sempre di fare il meglio che possiamo, ecco. Grazie Jean, davvero, buon lavoro e a domani, sempre sulle fonti TV. Domani appunto, al di là del nostro palinsesto consueto, alle 14 torneremo con la Banca Centrale Europea, stessa cosa, seguiremo tutti gli step per capire che cosa accadrà. Le attese parlano di 50 punti base di rialzo, quindi una politica più aggressiva, ma non dimentichiamoci che la Banca Centrale Europea è
partita dopo con il rialzo dei tassi e soprattutto l'inflazione in Europa è più alta nonostante si sia raffreddata e l'economia è un po' più rallentata, insomma c'è più varietà, mettiamola così, nell'economia europea rispetto a quella americana, anche se poi per certe cose le situazioni sono similari, anche perché c'è sempre questa guerra russa e ucraina che è la spada di Damocle del momento. Finché il conflitto non andrà a terminare, purtroppo dobbiamo mettere in conto questi scossoni. Io vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi dall'inizio alla fine, siete stati tantissimi, grazie ancora anche Roberto, Dino che scrivono, ringrazio Francesco Di Bitetto in regia e ci ringrazia naturalmente anche Francesco, non lo potete sentire ma riporto il suo grazie e a domani sulle Fonti TV, seguiteci sui social, iscrivetevi al nostro canale YouTube così avrete tutte le notifiche del caso. Buon proseguimento di serata.